Ed ecco. Cin cin. Cos'è che non si non possiamo e non brindiamo? Non se non si vogliamo brindare con i bicchieri vuoti. No, ma non possiamo bere a quest'ora, grazie. Ma io non voglio bere. No, 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 cosa no, facciamo? Non brindiamo, riempiamo subito qua. Perché ci realizzeremo un micro presepe, un centro d'aula da utilizzare durante le feste. Con all'interno il nostro presepe da portare sempre con noi e faremo un cin cin a Gesù. Ma che bello! No, no. Ma come facciamo a farlo? Allora, innanzitutto prenderemo un bicchiere, anche di quelle che non usate più a casa, quindi non serve uno chissà quanto grande. Quindi in questo caso prendo un bicchiere da cocktail. Mi servirà della sabbia, qui non è zucchero, mi raccomando, la sabbia. No. Poi delle decorazioni, ecco, raccolte nei campi, in giro in campagna. Del muschio piccolino stavolta, perché è nel micro presepe, certo. E dei nastri per decorare il presepe. Alessandro, ma come ti è venuto in mente di fare un presepe in un bicchiere? Cioè, così, questa è la domanda. Veramente è nato con Leonardo. Leonardo ha detto papà. Leonardo, tuo figlio. Figlio sì, salutiamolo, Leonardo. Ciao, Leonardo, torna a trovarci. E Marta, salutiamo Marta. Ma te lo porto, promesso. No, mi ha detto papà, quest'anno voleva fare i presepi in tutti i modi diversi e ha trovato questi bicchieri, stava per tirare giù tutta l'intera mensola. Abbiamo detto no, fermo Leo. Però c'è, visto che stavo parlando di realizzare un centro d'aula, dico facciamolo diverso, quest'anno lo facciamo in un bicchiere e poi utilizzando, ecco, tutto un micro presepino che possiamo poi trovare ovunque, ecco, circa 2-3 cucchiaini di sabbia. Poi andiamo ad inserirci l'interno, la vellutina, rimane molto semplice, possiamo aiutarci anche con un pennello per appoggiarla tutta quanta intorno, eccolo così. Poi ci andiamo a sistemare il presepe, ma prima ci occupiamo della decorazione. Per farla prenderemo, io ti faccio scegliere qualcosa di verde. Qualcosa di verde? Una abete, certo. Dai, allora e grazie qualcosa anche qua di verde, ma sempre profumato verde. In questo caso. Vai, oh, perfetto, benissimo. Top. Allora, taglierò un ramettino di pino d'abete in questo che caso. Che buon profumo, cos'è questo? Questo è l'elicrisum italicum, che profumo è liquirizia. È usato per le tisane rilassanti, Giacomo, quindi anche per le feste. Senti che buon per la profumo. Santolina e l'elicrisum, tutte e due l'ha presa. Top. Poi una bacca adesso, Giacomo, una bacca rossa una e bacca grazie rossa. Una bacca blu. Ah, ma queste pungono. Ci ha preso le cose. Non farti male, Giacomo. Allora. Ma lo devo aspettare. Oh, sì, potete stare. Vai, benissimo, perfetto. Perfetto, questo lo tagliamo. Grazie mille. Perfetti. E poi prendiamo un po' di fil di ferro giusto per bloccarla, perché così vi potete aiutare anche a fissarlo al bicchiere. 2-3 giri. E andiamo. Mi raccomando, a casa prendete spunto, perché è davvero un'idea molto originale. Io ho preso il fil di ferro troppo corto. Sì, difatti, potete poi utilizzare qualsiasi tipo di bicchiere, vedete? Ce ne sono tante dimensioni diverse, anche più grandi, a seconda poi del presepe che riuscite a trovare, naturalmente, perché ecco, trovare quelli piccolini sembra facile, ma non è molto facile perché ce ne sono, ma sono anche scomposti come quelli che vedete qua davanti e magari poi tanti personaggi non entrano nei bicchieri. Ma poi questo dovremmo annaffiarlo? Questo no, questo potete debolizzare il muschio, ma il muschio ha la particolarità, è un jolly perché si disidrata ma poi si reidrata e non muore, quindi è perfetta come pianta. E poi andiamo a decorarlo, ecco, con un nastrino. E l'ho già preparato per avvantaggiarmi. Rosso, bianco o champagne? Io direi rosso. Perfetto, vai. Top. Diamo un bel papillon. Chiedo aiuto e grazie per fare il fiocco. Guarda, è andato questo. Ah, peccato, peccato che è in bilico. Guarda, il... questo qui è andato. Oh, mannaggia. Eccolo. Forse, grazie mille. Niente, ho fatto un disastro con il fiocco. Eccolo. Ecco, vedi. Perfettissimo. Eccolo qua. Tac. Oltretutto, questo sì, farà anche un figurone vicino alla stella di Natale che abbiamo preparato prima. Sì, difatti, ecco, possiamo tagliare l'eccesso e poi ci possiamo mettere, ecco, il segnaposto con il nome fino all'interno e lo blocco con una mollettina che forse sia più facile. Eccola qua. Possiamo metterci il nome dell'invitato che starà a cena con noi. Io ho preso le bacche. Possiamo riuscire a incastrarlo. Eccolo qua. Sai che cosa, grazie? Vicino a quelle piccine che abbiamo visto poco fa, le stelle di Natale, quelle la mignone. La posso prendere una? Come no, sì! Anche perché non abbiamo detto che ci sono tanti tipi di stelle di Natale. Difatti, Io ho visto questa prima. Qui si è tutta variegata, bellissima. Ha dei puntini bianchi, pensavo fosse malata. No. E invece no. E invece no, si chiama l'All Star. Questi puntini bianchi vengono sempre più enfatizzati col passare del tempo. È bellissimo. Top. Là, c'è anche la lucina. Ah, ma questa è una ciccheria, ma guardate! Che carino! Come ci stupisce Alessandro! Questa è una bellissima idea, molto semplice ma anche un po' green come piace ad Alessandro. Bellissima! Giacomo, anche questo è uno spunto per te. Guarda, io prendo spunti e